Gossip Web, Niloufar Haddati ha registrato in villa? Le indiscrezioni del web. Il percorso di Niloufar Haddati a Uomini e Donne sta per finire, la ragazza infatti, durante l'ultima puntata del Trono Classico, ha fatto sapere che è pronta a scegliere. Alcuni attentissimi fan del programma hanno notato in queste ore degli strani spostamenti da parte dei due corteggiatori della napoletana. Recenti gossip, dunque, sostengono che proprio in questi momenti si stanno registrando le ultime esterne in villa della tronista con Giordano e Nicolò. Chi sarà il nuovo fidanzato della bella Niloufar? Uomini e Donne, Giordano e Nicolò spariscono dai social in vista della scelta? Dopo Nicolò Brigante, toccherà a Niloufar Haddati lasciare Uomini e Donne, la ragazza, infatti, ha fatto sapere di essere pronta a scegliere uno tra Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari. Esattamente come è successo con il collega siciliano, anche la giovane tronista trascorrerà del tempo con i suoi spasimanti in una villa prima di prendere la decisione finale. Se la data della messa in onda del fidanzamento della napoletana non è stata ancora ufficializzata, si sa che la prossima settimana. Nel corso della nuova registrazione del Trono Classico, saranno mostrate le esterne che la 19enne ha fatto con i suoi corteggiatori in un posto da sogno sorvegliato dalle telecamere. Stando ad alcuni indizi che i più attenti fan della trasmissione hanno scovato su social network, pare che Niloufar stia soggiornando proprio in questi giorni nella villa dove sia Nicolò che Paolo Crivellina hanno fatto tappa prima di lei. Chi segue con affetto i protagonisti di Uedi su Instagram, infatti, ha notato che sia Giordano che Nicolò nelle ultime 24 ore sono spariti dal web, nessuno dei due ha pubblicato stories oppure foto della loro quotidianità. Ferrari, inoltre, è stato beccato da alcune fan alla stazione di Milano in partenza, probabilmente, verso il luogo dove si confronterà con Mazzocchi per conquistare il cuore della tronista. L'assenza del romano dalla rete, infine, è stata confermata anche da alcuni scatti che il suo amico Luigi Mastroianni ha postato sul suo profilo in queste ore, anche se attualmente si trova nella città di Giordano. Di quest'ultimo non c'è traccia in nessuna delle immagini che il ragazzo sta condividendo con chi lo segue. Giordano o Nicolò, chi sceglierà Niloufar? Dato per scontato che la prossima settimana sarà annunciata la data della messa in onda della scelta di Niloufar, ora non ci resta che capire chi sarà il suo futuro fidanzato. Se la Haddati dovesse seguire i consigli di chi guarda Uomini e Donne, dovrebbe scegliere Giordano che da sempre è il preferito del pubblico, ogni volta che il ragazzo entra in studio, che è un boato d'approvazione, se invece dovesse dar retta alla ragione, forse dovrebbe propendere per Nicolò. Si sa, infatti, che la conoscenza tra la tronista e i suoi due corteggiatori rimasti è molto diversa. Con Mazzocchi ci sono state più discussioni che momenti felici. Mentre con Ferrari il percorso è stato un crescendo che li ha portati a scambiarsi moltissimi baci nelle ultime settimane. Nicolò Brigante ha spiazzato tutti scegliendo Virginia invece che Marta, cosa farà Niloufar? Il cuore della napoletana la porterà tra le braccia dell'amatissimo e un po' immaturo Giordano oppure tra quelle del riflessivo ma concreto Nicolò?